Il professor Jean-Louis Rodolphe Agassiz, che come scienziato occupò in America quasi la stessa eminente posizione di Faraday in Inghilterra, si comportò anche peggio. Il professor James Buchanan, distinto antropologo che ha trattato lo spiritismo, per certi aspetti più scientificamente di ogni altro in America, in un recente articolo parla di Agassiz con un giustissimo sdegno, perché il professor Agassiz, più di ogni altro, avrebbe dovuto credere in un fenomeno di cui era stato soggetto lui stesso. Ma adesso che tanto Faraday quanto Agassiz sono disincarnati, faremo meglio ad interrogare piuttosto i vivi che i morti. Dunque, una forza i cui segreti poteri erano perfettamente familiari agli antichi teurghi è negata dagli scettici moderni. I fanciulli antidiluviani, che forse giocavano con essa usandola come i ragazzi di The Coming Race di Bulwer Lytton usano il tremendo drill, la chiamavano acqua di Ptah. I loro discendenti la chiamarono Anima Mundi, l'anima dell'universo, e più tardi gli ermetici medioevali la definirono Luce Siderea o Latte della Vergine Celestiale o ancora Magnete, e anche con molti altri nomi. Ma i nostri dotti moderni non l'accettano né la riconoscono sotto tali appellativi, perché appartiene alla magia. E la magia, secondo loro, è una sciagurata superstizione. Apollonio e Giamblico ritenevano che non nella conoscenza delle cose esteriori, ma nella perfezione dell'anima interiore si trova l'impero dell'uomo che aspira ad essere più che uomo. Così essi erano pervenuti ad una perfetta conoscenza delle loro anime divine, i cui poteri usavano con tutta la sapienza proveniente dallo studio esoterico della scienza ermetica ereditata dai loro padri. Ma i nostri filosofi, asserragliati nei loro gusci di carne, non possono o non osano spingere i loro timidi sguardi oltre il comprensibile. Per loro non vi è vita futura, non vi sono sogni divini. Essi li deridono come non scientifici. Per loro gli uomini dell'antichità erano solo degli antenati ignoranti, come affermano. E ogni volta che durante le loro ricerche fisiologiche incontrano un autore convinto che queste misteriose aspirazioni verso una conoscenza spirituale siano proprie di ogni essere umano, e non possano esserci state date invano, lo considerano con pietà sdegnosa. Un proverbio persiano dice: quanto più il cielo è oscuro, tanto più fulgide brillano le stelle. Così, nel buio firmamento dell'età medievale, cominciarono ad apparire i misteriosi fratelli della Rosa Croce. Essi non formarono associazioni, non crearono collegi, perché perseguitati da ogni parte come animali selvaggi, quando erano presi dalla Chiesa cristiana, venivano senz'altro bruciati. Poiché la religione, dice Bale, proibisce di versar sangue per eludere tale divieto, Ecclesia non novit sanguinem. Ma bruciò gli esseri umani, perché bruciare un uomo non significa versare il suo sangue. Molti di questi mistici, seguendo quello che era loro insegnato da alcuni trattati segretamente tramandati da una generazione all'altra, fecero scoperte che non sarebbero disprezzate nemmeno oggi dalle scienze esatte.
Il monaco Ruggero Bacone fu deriso come ciarlatano e oggi è generalmente compreso tra i pretendenti all'arte magica, ma le sue scoperte, tuttavia, furono accettate ed oggi sono usate da coloro che lo deridono maggiormente. Ruggero Bacone apparteneva di diritto, se non di fatto, a quella fratellanza che comprende tutti coloro che studiano le scienze occulte. Vivendo nel XIII secolo, e quindi quasi contemporaneo, di Alberto Magno e di Tommaso d'Aquino, le sue scoperte, come la polvere da sparo, le lenti ottiche, i suoi congegni meccanici, furono considerate da tutti come miracoli. E fu accusato di aver fatto un patto col maligno. Nella storia leggendaria del monaco Bacone, come pure in una vecchia rappresentazione teatrale scritta da Robert Greene, un autore drammatico dei tempi della regina Elisabetta, si racconta che, chiamato dinanzi al sovrano, il frate fu invitato a mostrare alcuni dei suoi talenti a Sua Maestà, la regina. Egli agitò dunque la mano, il testo dice la sua bacchetta, e subito fu udita una musica così bella che tutti i presenti dichiararono di non averne mai ascoltato una uguale. Poi fu udita una musica più forte e subito si presentarono 4 apparizioni e danzarono finché svanirono scomparendo nell'aria. Poi il frate scosse nuovamente la bacchetta e immediatamente fu avvertito un odore, come se tutti i più ricchi profumi del mondo fossero stati preparati nel modo migliore di cui l'arte è capace. Infine, Ruggero Bacone, avendo promesso ad un gentiluomo di mostrargli la sua amata, sollevò un tendaggio della sala reale adiacente e tutti videro una ragazza di cucina con in mano un ramaiolo. L'orgoglioso cortigiano, pur avendo riconosciuto la ragazza che disparve d'improvviso come era apparsa, si infuriò per l'umiliante spettacolo e minacciò il monaco della sua vendetta. Che fece il frate? Rispose semplicemente: «Non minacciate se non volete che vi faccia maggior vergogna e state attento a non smentire più i dotti». A commento del fatto, lo storico moderno nota: «Questo può essere considerato un esempio del tipo di esibizioni che erano probabilmente il risultato di una superiore conoscenza delle scienze naturali». Nessuno ha mai dubitato che si trattasse precisamente del risultato di tale conoscenza, e gli ermetici, i maghi, gli astrologi e gli alchimisti non hanno mai affermato altro. Non è stata certo loro colpa se le masse ignoranti, sotto l'influenza di un clero fanatico e senza scrupoli, avrebbero attribuito tali opere all'intervento del demonio. Considerando le atroci torture inflitte dall'Inquisizione a tutti i sospetti di magia nera o bianca, non fa meraviglia che questi filosofi non si siano mai vantati di tale rapporto né lo abbiano riconosciuto. Al contrario, i loro scritti dimostrano che si consideravano la magia come nient'altro che l'applicazione di cause naturali attive a cose o soggetti passivi. Con questo mezzo vengono prodotti molti effetti assolutamente sorprendenti e tuttavia naturali. I fenomeni di musica e di odori mistici esibiti da Ruggero Bacone sono stati più volte osservati anche al nostro tempo. Per non dir nulla della nostra personale esperienza, siamo informati dai corrispondenti inglesi della Società Teosofica che essi hanno udito brani della musica più fascinosa, non provenienti da alcun strumento visibile, e percepito una successione di odori deliziosi, prodotti, a quanto credevano, dall'azione di spiriti. Un corrispondente ci dice che uno di questi odori, quello di legno di sandalo, fu così potente che la casa ne rimase impregnata per settimane,
dopo la seduta. Il medium, in questo caso, era membro di una famiglia privata e gli esperimenti venivano condotti nel circolo domestico. Un altro descrive quelli che chiama picchi musicali. Le potenze che oggi sono capaci di produrre questi fenomeni devono essere esistite ed essere state ugualmente efficaci ai tempi di Ruggero Bacone. Quanto alle apparizioni, basti dire che esse oggi sono evocate nei circoli spiritisti e garantite da scienziati, così che la loro evocazione da parte di Ruggero Bacone appare probabilissima. Battista della Porta, nel suo trattato sulla magia naturale, enumera un intero catalogo di formule segrete per produrre effetti straordinari impiegando gli occulti poteri della natura. Sebbene i maghi credessero non meno fermamente dei nostri spiritisti in un mondo di spiriti invisibili, nessuno di loro affermò di produrre i suoi fenomeni sotto il loro controllo o col solo loro aiuto. Sapevano fin troppo bene come sia difficile tener lontane le creature elementari una volta che esse avessero trovato la porta aperta. Anche la magia degli antichi caldei non era che una profonda conoscenza del potere delle piante e dei minerali. Solo quando il teurgo desiderava un aiuto divino in cose spirituali o terrene, cercava una diretta comunicazione attraverso riti religiosi con puri esseri spirituali. Anche quegli spiriti che rimangono invisibili e comunicano con i mortali attraverso i loro intimi sensi risvegliati, come nella chiaroveggenza, nella chiaroudienza e trance, potevano essere evocati da loro solo soggettivamente, come il risultato di purezza di vita e di preghiera. Ma tutti i fenomeni fisici erano prodotti semplicemente applicando una conoscenza di forze naturali, sebbene non certo col metodo della prestigitazione praticata oggi dai nostri prestigiatori. Gli uomini che possedevano questa conoscenza ed esercitavano questi poteri lavoravano pazientemente per qualche cosa di meglio della vana gloria di una fama passeggera. Non avendola cercata, divennero immortali, come tutti coloro che operano per il bene della razza, dimentichi di sé. Illuminati dalla luce dell'eterna verità, questi ricchi, poveri alchimisti fissarono la loro attenzione sulle cose che erano oltre la comprensione comune, senza riconoscere nulla di inscrutabile se non la causa prima e senza trovare alcun problema insolubile. Osare, sapere, volere e restare in silenzio era la loro regola costante. Far del bene senza egoismi e senza pretese era per loro un impulso naturale. Sdegnando i profitti di un traffico meschino, disprezzando la ricchezza, il lusso, le pompe e i poteri mondani, essi aspiravano alla conoscenza come alla più soddisfacente di tutte le conquiste. Essi giudicavano la povertà, le privazioni, il lavoro, il disprezzo degli uomini come un non troppo alto prezzo da pagare per raggiungere la conoscenza. Essi che avrebbero potuto dormire in morbidi letti coperti di velluto accettavano di morire negli ospedali o nella strada, piuttosto che abbassare le loro anime e permettere alla profana cupidigia di coloro che li tentavano di trionfare sui loro sacri voti. Le vite di Paracelso, di Cornelio Agrippa e di Filalete sono troppo note perché sia necessario ripetere la loro vecchia e triste storia.